quarta armata dal fronte dolomitico per difendere il Monte Grappa. Cadorna vuole assolutamente. La chiusura della 23esima primavera del Prosecco Superiore a Santo Stefano di Valdobbiadene ha avuto come evento principale la proiezione del film documentario I cinque giorni che salvarono l'Italia, realizzato da Doriano Dalla Piazza. Il mio ruolo è quello di illustrare quello che è successo dopo Caporetto sulle nostre montagne. La documentazione storica c'è già, era già pronta, mancava uno strumento di divulgazione. Ecco, per questo motivo è stato realizzato il documentario con un taglio fortemente anche giornalistico, con un ritmo giornalistico che Beppi Casagrande è riuscito a dare. Perché lo si fa in queste occasioni? Beh, uno è l'anno del centenario e secondo è anche l'occasione di vivere questa esperienza in luoghi particolari dove si può discutere prima, discutere dopo, raccontare aneddoti. Quindi non è una semplice proiezione, ma raccogliamo aspetti didattici per spiegare cosa è successo, aspetti emotivi perché sono delle persone coinvolte e dopo coinvolgere su aneddoti particolari completamente sconosciuti il pubblico che partecipa a queste proiezioni. Sono stato coinvolto nell'ambito di un rapporto di amicizia che dura tantissimi anni con Doriano, un rapporto di amicizia che è nato al liceo scientifico di Valdobbiadene, un rapporto di amicizia che ci ha tenuto in qualche modo sempre in contatto anche dopo le vicende scolastiche, ecco, mettiamola così. E il fatto che io abbia fatto per tutta la mia vita il giornalista, io ho fatto anche il vice direttore della RAI, e ha fatto sì che Doriano abbia confidato in me, nella mia esperienza, per aiutare in qualche modo. Ad ogni modo devo sottolineare un fatto che è Doriano il vero protagonista di questo documentario. È stato lui a pensarlo, è stato lui a scriverlo in qualche modo ed è stato lui a coinvolgere tante persone che hanno lavorato parecchio, perché il documentario non è che, diciamocelo, non è super effervescente, è un po' cadenzato, ma racconta una storia alla quale nessuno fino adesso ci aveva pensato. Ha fatto chiarezza sugli ultimi giorni prima di arrivare al fronte del Montello della Grande Guerra Mondiale. Il film è stato proiettato all'interno della cantina Fratelli Bortolin, dove il pubblico ha potuto riflettere sugli eventi accaduti nelle montagne locali e confrontarsi con realizzatori e protagonisti del film. Giuseppe Casagrande ha detto che ha colmato questo documentario una lacuna storica. Questo è vero perché tutti parlano di Caporetto, nessuno spiega come, dove e perché l'Italia si salva dopo Caporetto. Si parla del Monte Grappa, in realtà il Monte Grappa non è il protagonista della battaglia d'arresto, sono i primi giorni della battaglia d'arresto da Feltre a Fener e sulla dorsale Roncompra, Solan, Montepertica, Monte Grappa che si decidono le sorti dell'Italia. In cinque giorni l'ago della bilancia, che era tutto dalla parte austro-ungarica, si porta in equilibrio e dopo la guerra continuerà con il solito rosario di trincee, assalti e quello che ci va. ...che va dalla Valsugana a Passo Rotte. Il ripiegamento è ordinato per diversi motivi. E l'altro aspetto, credo sia opportuno da sottolineare, è che è un capitolo di memoria e quindi rappresenta in qualche modo un documento che sarebbe bello che le scuole se ne appropriassero e le facessero vedere ai ragazzi, agli allievi, agli studenti, perché la memoria oggigiorno, pur essendo fondamentale da sempre, viene troppo spesso dimenticata, trascurata, presa sotto gamba.